fuori dai piedi. Andare avanti. Piccola Eva, mia splendida figlia, torna da me. Eva, sei proprio tu. Oh, quanto mi sei mancata. Cosa? I poteri mi abbandonano! Rose! Miranda! Interessante. Il tuo corpo è davvero anomalo. Restituiscimi Rose! Adesso! Vedrai! Quando ti avrò finalmente ucciso! Prendila! Ora! Lasciala! Ho trascorso un'eternità preparando questo momento. E adesso lo vuoi distruggere così? Mi prenderò ciò che mi è dovuto. Tutti i miei desideri verranno esauditi! No! Rose! È mio! Che cazzo! Sei stato utile al tuo scopo, Winters. Ti sei sbarazzato? Dei miei figli fasulli e hai risvegliato il glorioso Megamicello. Su, via, non preoccuparti per la piccola Rose. Ti posso assicurare che ci penserò io a renderla davvero felice. Quindi ora puoi morire in pace. E per sé. Sai bene cos'è l'amore per ti me. Ti lascerò scappare. Perché vuoi privarmene? Spiegami perché cazzo non vuoi capire che Rose è mia figlia! Non tua! Il Megamicete mi ha salvato dalla completa disperazione. Mi ha fatto dono di un potere immenso e grandioso! Come no? Ti ha solo fatto uscire di testa! Megamicello, ascolta le mie non riuscirai a ostacolare i miei grandi piani. Con i poteri di Rose del Megamicello, mia figlia potrà finalmente ritornare in vita. Ho aspettato 100 anni, un secolo intero, solo per questo giorno. Perché sei ancora qui? Non ho mai visto un essere umano sopravvivere. Non sarai forse uno di noi? Perché?
Perché ti intrometti? Perché hai così bisogno di Rose se tanto stai per morire? Perché è mia figlia, maledetta psicopatica! Non permetterò a nessuno di portar via Rose o di prendere mia figlia. In fondo, tutti muoiono prima o poi. Che spacciato! Perché? Perché? È giunta la tua fine, il Tamwitters. Per essere certa di non vederti mai. Tutto bene, Rose. Tutto bene. Ethan! Ethan! Forza, Ethan! Forza, Ethan, alzati! Oh no! Chris... Ethan! Ce l'hai fatta! È finita! Credo che sia finita per entrambi. Ethan! Andiamo, presto! Non ti fermare, Ethan. C'è una bomba lì dentro che raderà al suolo l'intero villaggio. Ehi, guardami! Quando esploderà, non possiamo essere qui. Cazzo! Mia ti sta aspettando. Lei è viva, capisci? È viva! Mia... Mi dispiace. Ti amo. Occupati di Rose. Ehi, ehi! Ehi! Glielo dirai di persona. Coraggio, un ultimo sforzo. Vado a lei. Deve essere forte. Merda! Addio, Rosemary. Thank you.
Rose! Vai! Vai, decolla subito! Aspetta! Dov'è Ethan? Fai in fretta! Ce ne dobbiamo andare! No! Non possiamo andare! Non senza mio marito! Mia, siediti e metti la cintura. Non prima di avermi detto dove si trova Ethan. Lui non ci avrebbe mai abbandonate. Ora dimmi, che cosa è successo? Dove... Cos'è stato? Ti avevo detto di sederti. No. Lui dov'è? Chris... Che cosa gli hai fatto? È morto! Ci ho provato. È rimasto lì per aiutarci a fuggire. Mi dispiace. Capitano! Venga qui a vedere. La BSAA non ha mandato soldati. È un'arma biologica. Cosa pensavano di fare? Ci sono ordini? Recupera la squadra. Si va alla base della BSAA Europa. La pagheranno cara. Pensi che il bambino riuscirà a toccare la luna? Non si può fare, è troppo lontana. Nemmeno con un razzo spaziale.
In quel caso sì, ma sarebbe molto, molto fredda. Ma che sciocca che sei. Non penso che la luna sia fredda come un'orca. Dico di sì. Ehi, papà. Buon compleanno. Scusa per la settimana scorsa. Ho molti test da fare. Lo sai, è così. Quando parli del diavolo... Devo andare. Ti voglio bene. Sì, l'ho trovata. Dove se no? Soprattutto oggi. Abbiamo un problema. Ci servi, Evelyn. Non ti azzardare a chiamarmi così. Ehi, era solo una battuta, Rosa. So fare cose che nemmeno Chris è in grado di immaginare. Bersaglio a tiro. Sta fermo. È tutto a posto. È solo una ragazza. Complimenti per la calma, Rosa. Gli somigli molto, sai? Lo so. Mm.